Per la perdonanza celestiniana cambia anche la viabilità. Dal 23 al 29 agosto il centro storico sarà interdetto alla circolazione dalle 18 sino all'1 del giorno successivo. Non sarà possibile accedere all'asse costituito da Corso Federico II e Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Corso Principe Umberto, Piazza Battaglione Alpini, Via San Bernardino e Via Garibaldi. Nella giornata di lunedì 27, per L'Aquila Suona, il divieto sarà anticipato alle 16 ed esteso anche a San Basilio, Via Verdi, Piazza Chiarino, Piazza San Bernardino, al primo tratto di Corso Federico II. Corso Federico II, con Viale Crispi e Viale Collemaggio, saranno chiusi al traffico anche sabato dalle 8 alle 13 per la manifestazione delle carrozze. Domenica 26 sarà interdetta la circolazione per tutta la giornata in Via Castello e Viale Malta per la Fiera della Perdonanza. Altra area interessata dalla manifestazione è naturalmente quella della Basilica, dove ci saranno diversi eventi. Viale Collemaggio e Via Caldora fino al tunnel saranno chiusi al traffico il 23 agosto per la cerimonia di apertura della Perdonanza il 25 a partire dalle 18. Martedì 28 e mercoledì 29, in occasione dei cortei storici della bolla di andata e di rientro e l'apertura e chiusura della Porta Santa, è previsto il divieto di circolazione in una vasta area che va dal centro storico alla Basilica di Collemaggio, lungo l'asse Corso Vittorio Emanuele, Corso Federico, Viale Crispi e Viale Collemaggio. Il 28 le strade interessate dal corteo saranno chiuse dalle 11, mentre il 29 per il corteo di rientro che seguirà a ritroso il medesimo percorso, il divieto scatterà alle 17. Sempre il 29 agosto Viale Collemaggio e Via Caldora resteranno chiuse sino al termine del concerto in programma alle 21.30 nel piazzale di Collemaggio. In tutto questo ci saranno anche delle corse notturne dell'AMA sia per la zona est che per la zona ovest. Un servizio di navetta utile per non spostarsi con l'automobile.